Bentrovati amici della Nuova TV nello spazio oggi insolito, eccezionalmente per l'occasione, dedicato alle tribune elettorali in vista delle elezioni comunali dei prossimi 20 e 21 settembre, quando ricordiamo saranno chiamati al voto i cittadini di 22 comuni lucani. E tra questi il comune più popoloso della tornata è senz'altro Matera, uno dei capoluoghi di provincia. Sfida a 6-19 le liste presentate a supporto dei candidati. E oggi ospitiamo Domenico Bennardi. Bennardi alla guida della coalizione trainata dal Movimento 5 Stelle e da altre tre liste: Europa Verde PSI, Matera 3.0 e Volt. Benvenuti. Grazie, benvenuti, cioè buongiorno a voi. Bene, ricordo anche al candidato Bennardi che avrà 1 minuto e mezzo per rispondere alle nostre domande più l'appello finale. Allora, partiamo subito, Bennardi, da una breve presentazione del suo profilo e quello delle liste che lo accompagnano, per grandi linee, insomma, anche i profili professionali che ha scelto. Sì, io sono Domenico Bennardi, sono un imprenditore, ho fatto insomma anche delle docenze in contesti pubblici e privati, anche nel mondo universitario. Sono stato tanti anni a Firenze e poi ho deciso di ritornare ormai 10 anni fa a Matera, alle nostre radici per passione. Questa passione la vogliamo portare in comune e quindi abbiamo scelto con molta prudenza, ma anche con molta qualità, dei partner, degli alleati politici con i quali abbiamo condiviso da mesi idee. E quindi con un programma credibile, che non è il programma realizzato in pochi giorni, in una nottata, ma è un programma che da dicembre stiamo costruendo con forze davvero coraggiose e libere. Per quanto riguarda un po' diciamo, da chi è caratterizzato la composizione delle liste come professionalità? Abbiamo insegnanti, abbiamo professori, abbiamo avvocati, abbiamo anche psicologi, ma soprattutto cittadini, abbiamo mamme, abbiamo papà che ogni giorno vivono la quotidianità della città. Persone che non sono state scelte da una telefonata, ma da un coinvolgimento diretto, appunto sui contenuti, sui temi, persone che ci seguono per anni nell'ambito del Movimento 5 Stelle, ma anche nell'ambito delle altre forze politiche, sono persone, cittadini che seguono un percorso ormai duraturo, insomma, lungo. E quindi sfrutteremo anche questa, diciamo, vicinanza all'ambito urbano, cittadino, lavoratori, professionisti che, come dicevo, vivono ogni giorno la città per portare in comune delle proposte di buonsenso. Ecco, voi avete aperto alle alleanze come è venuto su scala nazionale per il Movimento 5 Stelle, perché la scelta dei socialisti e dei verdi che, ad esempio, hanno vedute diverse sul referendum a livello nazionale? Sì, diciamo, scatole, contenitori partitici a livello nazionale sono molto, come dire, variegati. Oggi è molto importante il dialogo con le persone. Sui territori abbiamo la possibilità di valutare, di confrontarci con le persone, guardarle in faccia e capire se ci sono buone idee. I verdi, i socialisti hanno delle sensibilità, bisogna anche cercare di andare appunto oltre certi pregiudizi, hanno delle sensibilità molto importanti, affini a noi, ovvero l'ambiente, la sostenibilità per i verdi, ma anche le periferie, i lavoratori, le lavoratrici appunto a cui tengono molto anche i socialisti. Quindi noi dobbiamo partire da questo confronto, un confronto nuovo, inedito, però ovviamente prudente, ma coraggioso verso la città, verso il futuro. Ecco, su scala invece comunale, come mai non si è fatta sintesi con i vari Braia, ma anche col Partito Democratico o lo stesso Trombetta di Liberi? Abbiamo fatto un ragionamento interno molto attento. E la nostra è una coalizione che non voleva puntare sulla quantità, ma sulla qualità. Veniamo da un'amministrazione dove la destra è diventata sinistra, dove appunto si è persa anche la credibilità politica. Quindi la nostra coalizione vuole esprimere davvero un senso di discontinuità. E in virtù di questa discontinuità abbiamo detto dei no molto importanti, rilevanti, che avrebbero potuto magari portarci automaticamente a guidare la città. Ma noi vogliamo costruire un percorso credibile, onesto, sincero con i cittadini, quindi non vogliamo poi galleggiare per 5 anni, ma governare in maniera libera per 10 anni. Parliamo invece, facciamo un salto indietro e parliamo dei 5 anni di De Ruggeri alla guida del Comune e della vostra esperienza come opposizione con il Movimento 5 Stelle. L'attuale amministrazione, diciamo, posso ritenere come a livello politico, a livello amministrativo, quasi del tutto fallimentare.
Ci sono delle sconfitte a livello politico perché appunto gli elettori si sono sentiti presi in giro da un governo che da destra è passato a sinistra, governissimi che si sono alternati solo per appunto salvaguardare le poltrone. Ma c'è una sconfitta anche amministrativa, perché basta guardare le periferie della città di Matera, che sono l'ingresso della città, io dico sempre come una principessa dalle scarpe rotte, e le periferie sono poi i luoghi dove i cittadini abitano, oltre che i luoghi di accesso per molti turisti. Quindi una sconfitta, se non fosse per alcune progettualità molto importanti come la Casa delle Tecnologie, l'Hub di San Rocco. Questi progetti con il MISE, con il governo, sono molto importanti. Da lì partiremo per proiettare la città verso il futuro. E invece di Matera 2019, di questa esperienza, cos'è che non vi ha convinto per nulla? Matera 2019 è un'altra di quelle occasioni perse per la città. Anche qui sono state fatte delle cose belle e interessanti, le competenze anche messe in campo sono state notevoli, però dobbiamo essere franchi, il 2019 come appunto designazione europea di capitale passa solo una volta nella storia di una città, e quindi è stata un'occasione a nostro avviso mancata, perché poteva essere appunto l'opportunità per lasciare molto sul territorio, e ora però dobbiamo fare leva su questo brand che è ancora forte, 2019 Matera, perché può essere da traino per tutta la regione, per tutto il territorio, facendo rete proprio anche con la provincia, con la costa ionica. Ancora possiamo fare tanto e lo faremo. Passiamo invece alla qual è la visione di Bennardi sindaco, quindi i pilastri portanti del suo programma. Sono tanti, per questo dico che 5 anni non ci basteranno, però dovendoli selezionare, innanzitutto noi comunque prenderemo una posizione forte nei primi giorni, netta, contro questa bozza, questa proposta di riforma sanitaria, perché vogliamo tutelare la sanità materana a tutti i livelli, puntando sull'eccellenza e sulla qualità. Però dobbiamo anche fare una valutazione in base a delle attività precise, particolari. Vogliamo ridisegnare le periferie anche con lo sport, per esempio, che è stato abbandonato in questi anni, quindi partendo dai campetti, dalla viabilità, dalle attività sportive sotto casa. Si può fare, abbiamo dei bandi comunitari, finora non siamo stati in grado di intercettare nulla, ci sono bandi comunitari, abbiamo interlocutori a Roma che ci permetteranno di avere anche conoscenze e strumenti per andare a puntare molto sullo sport, ma anche appunto la viabilità, la sostenibilità, c'è da ridisegnare la viabilità nel centro storico, e poi il turismo, vogliamo un turismo di qualità, un turismo che permetta ai turisti stessi di intrattenersi più possibile in città, quindi facendo anche lì, puntando sulla qualità, su una rete da costruire a livello anche qui provinciale, regionale, ma anche addirittura interregionale. Passiamo invece a quello che deve essere il ruolo della sanità materana. Siete stati gli unici a sostenere la petizione del sindacato FIALS per l'autonomia dell'ospedale Madonna delle Grazie. È vero, questa è una sconfitta forse ulteriore della politica materana, perché molti rappresentanti attuali della politica materana, partendo dal sindaco che dovrebbe essere il principale tutore della sanità materana, non hanno espresso un giudizio su questa proposta, ricorda una bozza di riforma della legge sanitaria regionale, quindi c'è il pericolo reale che la sanità materana possa essere depotenziata, che l'ospedale di Matera possa essere depotenziato. Viviamo un momento ancora in cui la sanità è fondamentale, quindi le pandemie potranno ovviamente anche ripresentarsi, dobbiamo rafforzare puntando sulle eccellenze, ma anche con gli accordi per esempio integrati di territorio possiamo magari guardare alla Puglia, alle eccellenze della Puglia, fare in modo che un materano possa andare al Miuglie oppure a Bari, ma non certamente a Potenza per le infrastrutture che abbiamo. Ecco, si può parlare di una sorta di colonialismo, tra virgolette, potentino in vari settori, ad esempio anche se ne è parlato per quanto riguarda la facoltà di medicina, come potete uscirne? Personalmente non abbiamo, nulla contro Potenza, i potentini, siamo nella stessa regione, ho colleghi, amici, addirittura qualche parente, insomma, di Potenza. Il problema forse è sì, la classe politica che sta a Potenza, che governa la regione. Sì, possiamo parlare di colonialismo politico, nel senso che c'è un progressivo depauperamento di Matera in molti settori, università, APT, Film Commission, lo stesso riconoscimento di capitale europea della cultura. Insomma, dobbiamo cercare di difendere Matera da tutti i possibili tentativi di colonialismo politico verso la città.
Parliamo adesso invece di un'altra tematica calda, quella dei rifiuti che si è trascinata fin sotto, diciamo, le elezioni. Qual è il vostro modello di raccolta differenziata? È un modello di sostenibilità, un modello dove i rifiuti possono davvero essere una risorsa, possono essere un modo per risparmiare sulla bolletta, possono essere un modo per tutelare il territorio. Invece con questo bando, che purtroppo congela per 7 anni il sistema dei rifiuti materano, abbiamo un'ennesima sconfitta per la città, un'ennesima occasione persa, perché è un bando che non va a premiare anche chi conferisce meno. Noi avevamo proposto col consigliere comunale la tariffazione puntuale, in base a quanto vai a conferire, in base a quanto vai a ridurre come indifferenziato risparmi sulla bolletta. Questo sistema è un sistema obsoleto, vecchio, che nasce col centro-sinistra, lo dobbiamo ricordare, e adesso è stato ripreso dalla giunta di centrodestra ed è l'ennesimo schiaffo per la città. Molti disagi, proveremo con la ditta, insomma, a metterci a un tavolo e capire come rendere più agevole e più economico il sistema. Bene, se Bernardi dovesse andare al ballottaggio previsto, lo ricordo, per il 4 e 5 ottobre, ha in mente eventuali apparentamenti e se sì, con chi? Sì, faremo apparentamenti, ma con i cittadini. Al di là delle battute, crediamo che, insomma, il nostro percorso, che è partito da molto tempo, addirittura da mesi, ha già scelto le forze politiche con le quali allearci. E per rispetto dei cittadini noi andremo avanti così, con questa offerta credibile sui temi, sui contenuti. Poi a me dà fastidio, insomma, il presupposto che i cittadini possano essere considerati come dei pacchi da trasferire, come dei voti da trasferire. Nel ballottaggio il voto sarà libero, come anche nel voto prima del ballottaggio. Ricordo che col voto disgiunto si ha la possibilità di votare in maniera libera senza controlli. Bene, allora non ci resta che passare all'appello finale da parte di Domenico Bernardi. Lo ricordiamo, la sua coalizione è spinta da 4 liste. Prego. L'appello finale è quello, appunto, di puntare su una proposta credibile, una proposta davvero coraggiosa, se vogliamo, però una proposta sui temi. Vogliamo partire dalle periferie per arrivare al centro, vogliamo fare in modo che il turismo diventi di qualità, e allora per fare questo abbiamo bisogno di sostegno, un sostegno libero, disinteressato da parte dei cittadini, che possono votare, ripeto, liberamente anche solo il candidato sindaco. È molto importante, perché ci possiamo veramente giocare una partita anche sulla sanità rilevante per i prossimi anni. Questo era l'appello da parte di Domenico Bernardi, lo ricordo ancora una volta a beneficio dei telespettatori, sostenuto da 4 liste, Movimento 5 Stelle, Europa Verde PSI, Matera 3.0 e Volt. Grazie Domenico Bernardi e in bocca al lupo. Viva il lupo, arrivederci. Grazie a voi amici della Nuova TV, buon proseguimento con i nostri programmi.